Il vescovo volle chiamarla Veronica, che significa vera immagine. È stata la paladina del mistero, del dolore e del portare la croce. Padre Pio considerava Santa Veronica come sua maestra di santità. Tutto quello che lei faceva era tutto per amor di Dio. Per essere con Cristo strumento di salvezza delle anime. La tua vita e i tuoi scritti saranno per la difesa della fede e il trionfo dell'amore. Il diario è stato un miracolo, una esperienza di Dio traboccante, travolgente. Venite tutte, o creature insensate, venite, amate il sommo bene. Il Signore Gesù è venuto a soffrire per salvare le anime. Io mi offro perché i peccatori mi inchiodino al vostro posto. Questa è l'essenza del cristianesimo. Veronica vi è dentro in pienezza. Oh amore, tanto poco conosciuto dalle creature e da me in particolare. Ci sono delle narrazioni che sarebbero difficili a credere anche a chi ha molta fede. Immaginiamoci a chi non ne ha. Aprimi il tuo cuore affinché io entri da quella porta e diventi una cosa sola con te.